Anche se non è stata ancora disposta, sarà con molta probabilità sottoposto ad autopsia il corpo di Alberto Motta, essendo a disposizione dell'autorità giudiziaria l'operatore della Roma Terminal Container, che ieri mattina ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. Il ragazzo è rimasto schiacciato sotto il carrello elevatore che stava guidando e che si è ribaltato durante le attività di movimentazione dei container caricati a bordo di una nave della MSC. L'esame autoptico insieme alla visione delle immagini di videosorveglianza interna potrà essere utile per capire qualcosa in più rispetto alla dinamica del tragico incidente sul quale la magistratura ha aperto un'inchiesta. Riccardo Pedrarolo, grande partecipazione in questo sit-in sotto l'autorità portuale per in primo luogo portare la vicinanza alla famiglia del ragazzo purtroppo che ha perso la vita questa mattina, dall'altra per ribadire un concetto: quello che è avvenuto è un fatto che non vorremmo mai raccontare e che non deve succedere in futuro. Primo pensiero va ad Alberto, alla famiglia, ai colleghi, agli amici di un ragazzo d'oro che amava Civitavecchia, che aveva cominciato a lavorare nel suo porto. Ieri a Trieste un altro lavoratore portuale ha perso la vita e quindi c'è un tema nazionale, perché da troppo tempo si ignorano le norme di sicurezza. Questo è un incidente gravissimo che accade nella nostra città in una banchina data in concessione e quindi c'è il mito di questa produttività a tutti i costi, di queste performance che i lavoratori spesso, anche a discapito della loro stessa sicurezza, devono garantire ai grandi armatori. Questo è un tema che noi non possiamo derubricare a questione marginale, quindi oggi è il momento del raccoglimento del dolore. Però noi dobbiamo rilanciare anche per Alberto. Il tema della sicurezza è un tema assolutamente centrale per Civitavecchia, per il suo porto, ed è un tema nazionale che ci sta a cuore come organizzazioni sindacali. Oggi a livello unitario il porto si è bloccato per 24 ore. La risposta dei lavoratori e delle lavoratrici di questo porto è stata immediata. Però non basta, io penso che i ministeri competenti debbano farsi carico di questa responsabilità proprio perché queste vicende non possano più accadere né a Civitavecchia né altrove. Ciclicamente purtroppo, Riccardo Pedrarolo, ci ritroviamo però a raccontarle. Ci troviamo a raccontarle e purtroppo va sottolineato il fatto che se accadono ogni anno più di 1000 tragedie di questo tipo, la casualità non è tale. C'è una tragedia lancinante che noi dobbiamo aggredire. Forse nel 2023 l'unica vera guerra che vale la pena combattere è quella contro le morti sul lavoro. Tutto pronto per le elezioni che porteranno all'insediamento del nuovo Consiglio regionale del Lazio. Il silenzio cade sulla campagna elettorale con gli oltre 40.000 cittadini di Civitavecchia che sono ora chiamati ad esprimere le proprie preferenze alle urne nelle giornate di domani e di lunedì. 6 candidati locali, D'Ottavio, Mari, Di Paolo a sostegno del candidato presidente del centrodestra Rocca, Tidei per quello del centrosinistra D'Amato e D'Antoi Guzzone per Bianchi. Il servizio. Le battute finali dei comizi di chiusura della campagna elettorale che precedono il silenzio elettorale di oggi. 24 ore concesse ai cittadini per fare mente locale, per decidere a chi assegnare la propria preferenza in vista delle elezioni per il nuovo Consiglio regionale del Lazio in programma domani e lunedì. I candidati locali che si confronteranno con il giudizio degli elettori sono 6. Per la compagine del centrodestra a sostegno del candidato presidente Francesco Rocca ci sono Roberto D'Ottavio per Forza Italia, Emanuela Mari con la lista di Fratelli d'Italia ed Emanuela Di Paolo con la Lega. A supporto del candidato presidente del centrosinistra Alessio D'Amato c'è Marietta Tidei del Terzo Polo e infine a sostegno della candidata presidente Donatella Bianchi ci sono Vincenzo D'Antò per il Movimento 5 Stelle e Nicola Guzzone per il Polo Progressista. A Civitavecchia gli elettori e le elettrici chiamate ad esprimersi saranno 42.948, 20.564 maschi e 22.384 femmine, divisi negli ormai soliti 51 della città. Anche per far fronte a qualsiasi problematica legata alla possibilità di votare, ad esempio scadenza o ritiro del duplicato della tessera elettorale, l'ufficio elettorale è stato aperto ieri e lo sarà anche oggi dalle 9 alle 18. Nelle giornate della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, l'apertura è prevista dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Nel caso in cui la sede della sezione nella quale si è iscritti non sia accessibile mediante sedia a rotelle, gli elettori diversamente abili possono
possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del proprio comune, allocato in una sede esente da barriere architettoniche. La scheda elettorale di colore verde riporterà sia i nomi dei candidati presidenti, per i quali è possibile assegnare la preferenza apponendo una croce sul riquadro del nome, oppure scrivendo una X sul simbolo della lista a cui si intende dare la propria preferenza. In quel caso il voto si estende anche al candidato presidente supportato da quella lista. È possibile anche dare la preferenza ad un presidente diverso dalla lista che si intende votare, ricorrendo così al voto disgiunto. Per dare invece il proprio voto ai candidati consiglieri regionali sarà necessario scrivere il nome del candidato prescelto vicino alla lista alla quale appartiene. Ogni elettore può esprimere una o due preferenze nelle apposite righe. Se l'elettore esprime due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista. A questo proposito, i ticket proposti per la doppia preferenza di genere dai candidati locali sono diversi. In tandem con Roberto D'Ottavio c'è Tiziana Pepe, con Emanuela Mari invece si presenta Marco Bertucci, ad accompagnare Emanuela Di Paolo sarà Daniele Giannini. A supporto di Alessio D'Amato, presidente, Marietta Tidei propone il ticket con Luca Andreassi. Nella compagine invece di Donatella Bianchi viaggiano in solitaria Enzo Dantò e Nicola Guzzone. L'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è disponibile online l'avviso pubblico della Regione Lazio per il finanziamento di progetti di volontariato. Invito tutte le associazioni del territorio, ha dichiarato l'assessore Napoli, a rispondere presente a questo avviso regionale. Il volontariato è parte integrante del vivere sociale, parte integrante e attiva della comunità, impegno che questa amministrazione ha sostenuto da sempre e continuerà a sostenere. L'avviso è finalizzato al sostegno degli enti del terzo settore e sostiene la progettualità capace di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini e che veda il territorio, i cittadini, attori delle politiche di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali. I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività nel territorio della regione con una durata di minimo 6 e massimo 12 mesi. Si intitola Facci un piacere il nuovo sonetto di Pasquino. Questa settimana l'anonimo poeta dialettale prende di mira il sindaco Ernesto Tedesco chiedendogli di girare per la città anche nelle zone meno pulite ed eleganti. Secondo Pasquino, infatti, a Tedesco piace mettersi in posa e curare solo le apparenze. Sentiamo. Ah, sindaco, ci devi fare un piacere. Vatti a fare un giro per Civitavecchia. Van dove pare ormai una catapecchia e dà un'occhiata puro al belvedere. Non ha soltanto in mezzo alle bandiere dove qualche lustrino s'apparecchia o dove chi è narciso ci si specchia. Vai in giro e guarda tra le cose vere. Sappiamo che ti piace stare sul parco, fai il discorsetto nelle ricorrenze, mettite in posa sopra il rotocarco. Ma non puoi cura solo l'apparenze, sta città sta ormai sul catafarco e il cittadino fa le penitenze. Arriva un'altra sfida per cuori forti per il Civitavecchia. I nerazzurri domani alle 11:15 faranno visita al centro sportivo Primavera. Si tratta di una sfida importantissima per l'11 civitavecchiese che al momento ha due punti in meno degli avversari di domani e punta al sorpasso in classifica. Non sarà del match lo squalificato Ruggero. Ritorno in campo per il CRC in Serie A con una sfida di quelle impossibili. Inizia il ciclo terribile al Moretti della Marta per il 15 di Mauro Tronca, che ospiterà domani alle 14:30 i Cavalieri Prato. I toscani sono secondi e devono fare bottino pieno per continuare l'inseguimento alla Lazio. Situazione non particolarmente complicata per i biancorossi, che devono però provare quantomeno a ottenere il punto di bonus. Sarà una domenica pomeriggio di pallamano al Palasport, piatto forte alle 16:30 con la squadra femminile della Flavioni Finestra Perfetta che affronterà il Paceco. Le siciliane sono date dagli addetti ai lavori come favorite per la conquista della Serie A1 con un mercato ricco di innesti importanti. Tra l'altro domani dovrebbe debuttare una nuova giocatrice franco-algerina. Per il set di Patrizio Pacifico c'è tutta la voglia di ottenere un successo contro un'avversaria di spessore. È l'ultima possibilità per provare ad agganciare il terzo posto. Alle 18:30 spazio ai maschi della Flavioni Finestra Perfetta che giocheranno contro il Gaeta Sporting Club. Vi invito a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.